Il sindaco li ha voluti ascoltare uno a uno, richiamando in palazzo pubblico tutte le componenti economiche e sociali della comunità di Siena. Non vi prometto che avremo risposte per tutti, ma vi posso promettere che ascolteremo tutte le vostre richieste, ha detto Luigi De Mossi, aprendo l'incontro pubblico sul caro energia. L'amministrazione ha già stanziato oltre 1 milione per imprese e cittadini, per fronteggiare rincari, risorse importanti, ma destinate a non bastare se è vero, come ha evidenziato Walter Fucecchi, il 10-15% delle imprese è a rischio. Gli esercenti chiedono delle risposte immediate. Quelle che può dare l'amministrazione comunale credo che le stia dando, la somma che ha messo è importante, ma naturalmente se pensiamo anche alle sole imprese del comune di Siena, non può essere esaustiva rispetto al problema del caro bollette. Sotto pressione sono soprattutto gli enti del terzo settore, con nuovi poveri che ogni giorno si affacciano a chiedere un aiuto per tirare avanti. Io sono venuta a chiedere intanto che si ragioni tutti insieme e questo mi sembra un'ottima cosa, perché se si mettono insieme le esigenze delle aziende, le esigenze di chi ha bisogno, le esigenze del terzo settore, secondo me a qualche cosa si arriva. Una crisi che travolge tutti, contrade compresi. La prima necessità è quella di continuare a fare socialità, di non tentennare in questo senso. Non ci possiamo più permettere dopo il lockdown di perdere un colpo, di perdere un contraiolo, per cui nonostante le difficoltà economiche noi quest'inverno ce la metteremo tutta perché contraioli anziani e giovani possano continuare a frequentare. Ultimo baluardo di una città che dopo fasti del passato si scopre più vulnerabile, ma pronta anche a dare seguito a uno dei motti che l'ha resa celebre. Siena ti apre un cuore più grande.